E benvenuti sul canale. Allora, oggi vi vorrei parlare del mondo, ancora del mondo Direct Drive in merito ai prodotti SyncCube 2 e Podium, e in realtà fare anche qualche piccolo riferimento al SyncCube 1 in merito a che tipo di prodotti sono e magari a quale nicchia di mercato possono far riferimento. Facendo una piccola premessa, in realtà, come dice anche un mio carissimo amico, io faccio il prologo, la premessa del prologo, il prologo della premessa. In realtà non volevo fare questo tipo di video oggi, l'altra sera ne stavo preparando un altro perché volevo introdurre il mondo della vibrazione legato alla simulazione. Un mondo che io già da qualche anno ho esplorato, ci ho studiato sopra, diciamo, ho tratto insomma dalle varie letture le mie conclusioni. Per me è un mondo fantastico e mi piacerebbe proporvelo, diviso in vari step, in vari video, perché magari da prima analizzare i kit che sono possibile acquistare, i software che sono possibili acquistare o avere gratuitamente, e poi magari entrare nello specifico di alcuni settaggi. Comunque invece oggi siamo di nuovo qui a parlare di questi Direct Drive, che per me anche mi disturba un po' perché è diventato anche un clickbait. Basta che uno scrive podium e subito, diciamo, c'ho più visualizzazioni, ma diciamo non era quello il mio obiettivo. E questo perché mi capita sempre ancora di leggere prodotto finito, questo è un finito, questo è a metà, questo non vale, questo perché è così. E spesso come rispondo posso capire che posso sembrare di parte, e in parte lo sono, purtroppo. Beh, ognuno ha una propria opinione sui vari prodotti. Però cerco in tutti i modi ho cercato almeno fino ad oggi di non dire, e cercherò anche in questo, di non dire esattamente quello che è la mia opinione, anche se a qualcuno potrebbe interessare, penso che alla maggior parte non mi frega niente. Però mi disturba veramente leggere quando uno parla di questi due prodotti, questi due grandi concorrenti, SyncCube 2 e Podium, parlare di uno che è un prodotto finito e l'altro è rivolto allo smanettone. Il prodotto rivolto allo smanettone era il SyncCube 1. E il problema è stato che molti non smanettoni ci si sono approcciati, alcuni ci hanno iniziato a smanettare e si sono divertiti. Altri ci hanno sbattuto la faccia e l'hanno ridato indietro, ma chi poi se l'è tenuto, e credo che sia in percentuale la maggior parte, per fortuna, anche chi non ci ha capito niente, perché io ho assistito ragazzi, amici, che poi sono diventati alcuni anche amici nel percorso di sviluppo del SyncCube 1, e anche se ancora tutt'oggi non ci capiscono molto, dico, perché una volta settato, loro caricano il gioco, e funziona, perché ho detto inizio con quello che doveva essere un discorso finale, perché adesso poi mi sono inerpicato in questa cosa del SyncCube 1. Una volta settato, inseriti i gradi e dei parametri base, uno accende il gioco e gioca a qualsiasi gioco, come potrebbe fare oggi anche uno con Podium. Quindi adesso non sto neanche paragonando un prodotto attuale con un prodotto attuale, vi parlo di un prodotto passato, per quanto non è passato, a un prodotto attuale. Tu accendi Podium e giochi Assetto Corsa? Hai settato SyncCube 1? Ci giocate nello stesso identico modo? Avete gli stessi identici problemi? Se poi volete giocare in modo migliore ad Assetto Corsa, per esempio, dovete fare delle modifiche nel gioco, sia per Podium sia che per SyncCube 1. Levatevi dalla testa tutti quelli che vi dicono, perché se non toccate niente, se non tocca niente quello di SyncCube 1 e non toccate con niente con Podium, ci giocate uguale. Avete le stesse su per giù, le stesse sensazioni, quelle finezze di differenza che avranno questi due servo, ma ci giocate nella stessa maniera. R-Factor 2 è l'esempio forse più indicato per questa cosa qua. Se non andate a modificare, perché anche addirittura settando per SyncCube 1 il profilo SyncCube, a mio avviso ci sarebbe sempre da andare a toccare un po' quel parametro, perché R-Factor ha la possibilità nei vari profili di inserire il massimo della forza, il max torque della periferica che voi utilizzate.
la dovete andare a modificare pure con Podium se volete giocarci bene. E per fortuna, qualche ragazzo che probabilmente si è approcciato a Podium nel giusto modo, perché mi è capitato di leggerlo sul forum di Driving Italia, anche lui ha evidenziato questa cosa, ma io non ci vedo niente di male. Probabilmente domani, intendo domani fra qualche mese, quando i giochi saranno ottimizzati e avranno profili appositamente studiati per i giochi, non servirà. Ma ad oggi, ancora che io sappia, anche Refactor 2 non ha un profilo. Come si chiama? Il Project Cars 2, qualcosa devi toccare. Non ci giochi soltanto spostando i parametri all'interno del volante, anche con Podium. Quindi è la stessa, identica cosa. Vi prego, basta con questa storia che uno è un prodotto finito e uno. Perché adesso, purtroppo, anche SyncCube 2 esce, quando lo tirate fuori dalla scatola, con un profilo all'interno del suo firmware, del suo driver, già impostato. Ed è quella, fondamentalmente, è stato lo scalino che molti all'inizio, che hanno comprato anche SyncCube 1, hanno dovuto superare. Si trovava, specialmente nei primi periodi, si trovano difficilmente questi parametri, ma oggi, come ho detto, con le community dietro, è una cosa abbastanza semplice. Quindi è un prodotto finito Podium, è un prodotto finito anche SyncCube 2. Ad oggi non mi sento di dire che SyncCube 1 è un prodotto finito perché, ripeto, di base non offre un settaggio di base, ma una volta messo quello è un prodotto finito? Per me è un prodotto finito. Una volta settato quello lì è un prodotto, come lo è anche oggi con questi altri. È un prodotto finito Podium perché ha le colonne wireless. SyncCube 2 ha le colonne wireless. La differenza è che nel wireless di SyncCube 2 non funzionano, no, cioè no, non è ad oggi implementato un sistema per montarci degli schermetti, dei LED, delle informazioni visive. Per averle serve il cavo. Però se io utilizzo il VR, gioco con una corona senza schermetti, è wireless uguale. O poi voglio dire un'altra cosa, ma definisco un prodotto finito perché io monto una corona che non ha cavi ed anche dall'altra parte attaccassi i cavi perché non voglio utilizzare il suo sistema wireless. Ci metto il volante che mi pare con un cavo, questo non è un prodotto finito. Non è un prodotto finito perché da una parte il volante lo compro della stessa casa, dall'altra parte posso comprarmi il volante di quella casa, perché alcuni volanti di quella casa li posso utilizzare anche su SyncCube 2 e SyncCube 1, e per questo non è un prodotto finito. Veramente io rimango senza parole. Altra notizia, per esempio, nelle differenze anche di alcuni video che ho visto, quando parlano sempre di prodotto finito, prodotto per smanettoni, perché sul SyncCube 2 ci metti il volante che vuoi. Ragazzi, montate quello che volete anche su Podium. Oggi no, oggi dovete montare per forza una sua corona. Domani, perché come ripeto, è stato detto anche da loro anche in fase di presentazione mesi fa, uscirà un hub in cui potrete montare il volante. Dovete comprarvi quest'hub da loro, però poi potete montarci il volante che vi pare con il cavo. Ho sentito gente che diceva, ma se devi fare così a questo punto comprati SyncCube 2. Ma perché? Ma se io voglio comprarmi Podium e voglio montarci un'altra corona, diventa un prodotto minore, diventa. Cioè, compratevi quello che vi pare. Però vi prego, non sparate cazzate. Almeno in video adesso su YouTube si può dire. Non sparate cazzate, non sparate uno finito, non finito. Sono tutti prodotti finiti. Dipende da quello che volete voi. Non sparate sentenze sulle diversità, perché ancora nessuno, cioè io sono un appassionato di questo mondo, lo seguo da tanti anni. Ancora io non l'ho provato Podium, non dico niente. Ho una preferenza perché dà dei dati, cioè basandomi soltanto su quello che è stato scritto, sinceramente, sui dati scritti, perché ancora non c'era nessuno che l'ha provato e può da dire come si trova o non si trovava. Ho la mia opinione e vi faccio un'altra domanda: come mai che ho scritto a un ragazzo qualche ieri all'interno di un gruppo, come mai Podium se lo sono comprati tendenzialmente tanta gente? Perché lo fa fan, perché quindi come se io l'iPhone se lo compra tanta gente, vale quei soldi? Ci sono tanti altri super telefoni Android che vanno uguale, però avere l'iPhone è una figata. E per molti anche, e sono contento che Fanatec è riuscita a far entrare nella testa della gente che è un brand di un certo livello, ma è un merito.
personalmente è un merito, perché anch'io poi ho il cambio, ho la pedaliera, i volanti, cioè li ho Fanatec, quindi credo in alcune cose in quel brand. Quindi ho anche un caro amico dell'assistenza, quindi non c'ho nessun tipo di problema. Però vanno dette le cose come stanno. Come mai il podium l'hanno acquistato tutti quelli che vengono dalla CV2, 2,5, e tendenzialmente tutti quelli che posseggono un USV neanche ci hanno fatto caso? Io quando anche possedevo, ma anche chi non ci capiva niente dell'USB, io ho detto ci sto dietro e ci ho studiato per tanto tempo, c'ho il mio bel midge, small midge, Fanatec presenta podium. Sinceramente a me non mi ha più di tanto toccato la cosa, e sinceramente se non fosse uscito SyncCube 2 ancora c'avevo il mio bel SyncCube 1, perché io in realtà, per quanto uno ne possa dire, sono rimasto molto deluso da Granity Device per dei versi, anche se ad oggi ho capito che cosa è successo e giustifico un po' a livello aziendale quello che hanno fatto. Però sono rimasto deluso perché per me hanno tradito quello che era il progetto iniziale. Io derido a quel progetto anche per diciamo una filosofia che c'era dietro, e l'ho infatti sviluppata insieme a loro, perché ho fatto dei cambiamenti all'interno ho cambiato l'encoder, l'ho cambiato 2 volte, anche se la seconda volta non sarebbe servito perché avevo il Syncos, poi la fissa, mi sono fatto il BSC, ma vanno, per me vanno uguali, hanno le stesse prestazioni. E sono rimasto deluso perché mi sarei aspettato una scheda motore nuova, che io prendevo, vendevo quella, rimontavo quell'altra, invece hanno creato un prodotto nuovo. Quindi sono rimasto molto deluso di questo tipo di politica, anche se, ripeto, ad oggi potrei fare anche un discorso in cui capisco che, per come è andata la storia di quella cosa lì, abbiano voluto, diciamo, cambiare rotta. Quindi la scelta, se io mi dovessi basare sui meri dati, ho detto, perché se la sono comprata tutti quelli che hanno la V2, e chi ha il SyncCube 1 come me non gli si è spostata la cosa? Nel momento stesso in cui Granite Device non aveva annunciato niente, io mi tengo il mio SyncCube 1, non me ne frega niente dei podium. Poi esce SyncCube 2, danno delle notizie sulle caratteristiche tecniche, e molti, come io subito, in realtà stavo andando già alla carta il giorno stesso per strisciare. Poi ho detto, Mirko, calmati, pensaci qualche giorno. Ho aspettato 2 giorni, e anche prima di mettere in vendita il mio, me lo sono comprato. Pensate che chi ha il SyncCube 1 non lo possa vendere? Qua, quando Podium ha fatto l'annuncio, non si poteva vendere il suo SyncCube 1 e comprarsi Podium? Cioè, sono scelte. Pensate che voi siete più furbi di loro perché avete aspettato Fanatec che farà il prodotto migliore? Sono scelte, ognuno compra quello che vuole. Non è che io non potevo comprarmi, anzi risparmiavo, perché probabilmente mi sarei preso il DD1, ma non perché ha lo stesso motore del DD2, perché credo che sia, cioè, prezzo, prestazioni, un'ottima scelta. Però sinceramente, anche a risparmiare, io mi sarei tenuto il mio bel DD1 e il mio bel OSV Small Midge con BSC. Esce SyncCube 2, mi parte, leggo le caratteristiche, leggo alcuni spoiler su che cosa loro andranno a fare sul firmware, che a mio avviso ad oggi l'enorme differenza tra i vari servomotori sarà un problema software più che hardware, perché anche quelli che hanno un po' che si sentono in maniera, è il software poi che darà veramente, giocando, la vera svolta. E io, se per esempio in Podium ho letto bene o male delle notizie su un firmware che non avrebbe avuto particolari stravolgimenti, ma che praticamente riportava le caratteristiche, avevano le basi V2, V1, V2,5 in quello lì, venendo e avendo seguito tutto lo sviluppo del mondo di Direct Drive, ho visto le premesse del firmware di Granity Device, e sinceramente, infatti non vedo l'ora che mi arriva, di provare alcune feature che sono veramente utili nel mondo della simulazione oggi. Perché faccio questa puntualizzazione oggi? Perché credo molto che per i giochi come sono strutturati oggi,
le implementazioni che hanno fatto a livello software nel driver, firmware del SyncQ2 siano la vera rivoluzione. Cioè, saranno, la rivoluzione è lì, a prescindere che il servo sarà un po' meglio del Midge, sicuramente, però la vera rivoluzione è lì, nel lato software. Credo che nei giochi che usciranno fra qualche anno, questo gap, questa situazione si spero e credo che si riappiattirà, perché sono diciamo implementazioni che vanno a sopperire delle problematiche che hanno oggi i giochi nel come comunicano il force feedback. Che probabilmente spero che domani, che faranno dei giochi ottimizzati per questo tipo di periferiche, queste implementazioni, a mio avviso, potrebbero non servire più. Perché se si aumenta la frequenza di segnale, se si crea un profilo di forze spalmato per una periferica che regge oltre i 20 Nm, diciamo quelle che sono adesso lo slide che viene implementato in SyncCube 2, che riduce le forze costanti, riduce la velocità, probabilmente non servirà più, perché verrà già dal gioco questa cosa. E quindi, vabbè, comunque oggi è una feature, secondo me, importantissima. E che io sappia, ce l'ha solo SyncCube 2. Quindi, io che un po' ho detto, ho seguito questo mondo, so che significa giocare con un Direct Drive ad un gioco, mi è venuto, sinceramente, sono sobbalzato e ho deciso di perseguire quella strada là. Però ho detto, non la togliere a chi viene da una V2, si compra un podium ed è felice, non rompesse le scatole a dire che è un prodotto finito, io l'ho comprato perché ho 5 anni di garanzia. Compra quello che ti pare, giocaci, divertici, perché sicuramente ti ci stradivertirai. Setta le cose come le devi settare, perché anche lì ci sono parametri da settare, li puoi settare direttamente al volante. Fai come ti pare a te, e ho dovuto tagliare perché c'è stato un attimo, insomma, non sapevo, non volevo ritornare, insomma, a bomba con l'argomento del video. E un mio grande dispiacere è non poter provare lo Small Midge con questo nuovo firmware e con gli sviluppi che avrà questo nuovo firmware. E un mio grosso cruccio è non aver ancora avuto l'occasione di provare un podium per farmi un'idea, perché la mia è una passione per il mondo Direct Drive in generale, e da appassionato non posso dire che non mi piacerebbe provarlo, mi piacerebbe molto. Io conosco soltanto un ragazzo molto fortunato che se li ha comprati tutti e due e deciderà poi quale tenersi. Per il resto, ci dovremmo accontentare chi ha venduto e comprato il nuovo di godere del nuovo prodotto che uno ha. Ma chi ancora ha deciso di tenersi il SyncCube 1, secondo me deve esserne felice, perché comunque è un prodotto di altissima fascia. E nel momento stesso in cui implementeranno questi nuovi filtri, questi nuovi settaggi anche in quel firmware, e da quanto so, alcuni verranno subito. Ho letto che Mika già sta implementando alcune cose da subito per il SyncCube 1, ci saranno grandi miglioramenti anche per quel servo. Quindi questo per dire, è un mondo bellissimo, mi piacerebbe, tra virgolette, non parlarne più, perché vorrei parlare di altro, ci sono tantissimi altri argomenti inerenti alla simulazione, sotto anche profili tecnici di cui mi piacerebbe parlare. Perché purtroppo anche questa avventura mi ha portato faccio questa ultima divagazione per la chiusura e il cappello a questo video, a trovarmi nella situazione in cui mi verrebbe da rispondere a tutti. E in realtà anche a molti che poi mi scrivono privatamente, rispondo a tutti. Perché mi fa piacere. Anche quando leggo cose che non mi piacciono, metto là, riscrivo. Però naturalmente penso che questo mezzo, al momento, visto che lo sto utilizzando, il mezzo YouTube, sia più semplice per arrivare a dire a tutti. Ho detto no, meglio, peggio, ripeto, anche se ho una mia, purtroppo ho una mia idea sulla cosa, ma non è meglio, peggio, vi ridico anche questa cosa qua, non è meglio, peggio in senso assoluto, è secondo me, per delle cose che io ho letto, venendo già da un pregresso di utilizzo di questa tecnologia. Io mi arrabbio quando uno fino a ieri giocava con una V2 e si mette a fare un paragone. Non hai mai utilizzato un Direct Drive, non sai che significa giocarci, andarci a fondo, perché probabilmente tu neanche hai toccato un parametro di gioco.
di che cosa vuoi parlare? È complicato parlarne. Io, ed infatti una cosa che mi ha reso felice di questi video che ho fatto è che ho avuto un riscontro positivo anche da chi è in questo mondo già da un po', da chi lo ha approfondito come l'ho approfondito io, e avere un riscontro positivo da quelle persone per me è stato il più grosso regalo, perché in realtà non mi sento pronto per fare questi video, lo youtuber, come si dice. Infatti facevo tutt'altri tipi di video di presentazione di cose che mi piaceva creare, mi piace ancora tutt'oggi creare. Però vabbè, insomma, ho avuto un buon riscontro e proseguirò su questo. Vorrei non parlare più di direct, cioè non parlare più, parlarne meno e affrontare altri aspetti. E con questo vi saluto. Se vi ha fatto piacere un po' in parte questo video, che speravo di farlo più corto, si è dilungato anche questo, però purtroppo sono un po' prolisso. E comunque, se vi è in parte piaciuto, mettete un like. Se ancora non mi conoscevate e vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Un ciao a tutti.